È necessario che qualcuno dà il via. È già partito. Via! Così. Di che parliamo oggi? Di quello che abbiamo fatto in settimana? Sì, avete presente quelle settimane normali dove si fanno le solite cose, tutti i giorni sono uguali, tutti i giorni si fanno le stesse cose, tutte le settimane sembrano uguali e poi arriva quella settimana invece piena. Dove si comprimono gli appuntamenti, gli eventi, le Sì, per cose. pura casualità tutti gli appuntamenti particolari, tutte cose particolari da fare vanno a finire in quella settimana là. E questa settimana che andava da lunedì 20 a oggi è sabato 25, 26, 5, 25. è stata quel genere di settimana. Ho fatto tante cose diverse, cose che generalmente non faccio, e vi devo dire la verità, è stato anche un po' stancante per me, perché ovviamente tutte le cose che ho fatto si sono aggiunte ai normali impegni lavorativi. Ho tirato un po' la corda, però ne è valsa assolutamente la pena, a parte che stamattina c'ho mal di gola perché subito, no, il Sai fisico. una cosa? Potevamo mettere il microfono con la reflex. Ci potevi pensare prima, amore, ci Oh mamma, ci potevi pensare prima sta cosa, mamma mia. mamma mia. Mamma mia, vi devo dire un'altra cosa. Io nella mia testa volevo Non c'è fare. niente. No, non lo fare, c'è il cane, si spaventa. Io nella mia testa in realtà volevo registrare dei mini vlog un po' tutti i giorni e portarvi con me nelle varie cose che ho fatto. La realtà poi si mette di mezzo e ci sono certe cose che tu vuoi fare semplicemente e godertele. Per cui niente, alla fine quello che ho ripreso è stato veramente poco, ma le inserirò le poche riprese fatte in questo video racconto. Cominciamo da lunedì. Io lunedì, Non hai fatto nulla di particolare? lunedì che ho fatto? Che ho riposato? No. E tu riposavi, però alle 6 io ho fatto quel meraviglioso massaggio Ah, sì. al viso. Lunedì pomeriggio, questa sera faccio una cosa che è fichissima. Praticamente mio fratello, come regalo di Natale, quest'anno mi aveva regalato un omaggio, un buono per un massaggio che si chiama massaggio Cobido, se non ricordo male. In pratica è un massaggio testa-collo, viso-collo. È un massaggio di derivazione giapponese, quindi si imposta sulla filosofia giapponese, tutto impostato sul rilassamento, riossigenazione dei tessuti, quindi insomma dovrei uscire da là rilassata e più bella. Vado a fare l'appuntamento e poi dopo vi racconto com'è andata. Io, per cui io da quel massaggio dovevo venire fuori super rilassata e soprattutto bellissima. Com'ero dopo il massaggio? Rilassata. E poi? Guarda proprio. Era solo rilassata. Qui è pieno di cose che io ti posso tirare addosso. No, è Perché proprio. non dici che ero bellissima? Era bellissima, mi si erano appianate tutte le rughette Ma qua. quali rughette? Ma non ci Beh, aveva mai avuto le qualcosina c'ho, dai, rughette. qualcosina c'ho. E poi avevo un colorito eccezionale, meraviglioso. Vero, avevo un bel colore, Sì. perché lui comunque sia. Allora, il massaggio è durato 1 ora e 10 circa, e lui per 1 ora e 10 non ha staccato le mani dal mio viso o dalle spalle. Quindi mi ha riattivato proprio la circolazione e mi ha riossigenato letteralmente i tessuti, oltre ovviamente ad avermi spalmato per bene sul viso dei prodotti che erano sicuramente buoni. Per cui io mi sono alzata e avevo questo viso bello, avevo un bel colorito, solo che non ho fatto la foto perché ero tutta rilassata, ma mi sono buttata sul divano e ciao proprio al giorno dopo direttamente, quindi non ho documentato, però è stato fighissimo. Poi, martedì. Martedì io sono andata alla Slim Dog, un'altra cosa che ho Ah, fatto ciao. io, ho conosciuto Matteo. Già lo conoscevi però, Sì, già Matteo. lo conoscevo, Matteo Bruno, e ho rivisto Marco Cane secco. Cioni. Sono stata un'ora e mezza in compagnia di Giovanni. Ed è una cosa che io ho voluto fare perché praticamente loro hanno la Slim Dog, quindi questa società, e ti mettono a disposizione anche dei corsi per, come posso Allora, no, i dire? corsi sono tanti, uno può No, fare. fanno tantissimi corsi, fanno anche workshop nel weekend. Io non ho modo di partecipare al loro workshop che dura un weekend per motivi proprio di orario e impegni miei, però sono andata a fare una lezione one to one con Giovanni ed è stata una lezione tutta incentrata su Final Cut, perché
perché io ora ho iniziato a montare con il Final Cut, venendo dal montaggio con iMovie. Il Final Cut è molto più bello, ti toglie un sacco di soddisfazioni, puoi fare un sacco di cose, ma è uno strumento che usi bene se lo conosci. Altrimenti è uno strumento che in realtà un po' complica la vita. E Non è complicata la vita, quindi bisogna saperlo usare perché bisogna ha saperlo molti, usare. è molto user friendly, però ha molti comandi, tra virgolette, non si potrebbe dire nascosti, che comunque devi saper utilizzare. Io sono autodidatta e gli ho potuto insegnare solo fino a un certo punto. Oltre, c'è bisogno di un Un'alternativa, professionista che ti spiega alcune cose come si vi fanno. dico la Tutto qua. verità, un'alternativa era vedere dei tutorial su YouTube. Sì, che L'unica sono comunque cosa, sempre utili. Io assolutamente, per pure ho carità. tanto imparato dai tutorial, però ti fanno perdere, cioè ci perdi molto Ti tempo serve, devi avere tanto tempo a e non disposizione. sempre raggiungi l'obiettivo di quello che vuoi fare o di quello che vuoi cercare. Quindi sì, è andato a fare E questa quindi cosa martedì sono andata a fare e non hai questa. conosciuto purtroppo Mancava Santucci. Santucci, ora, allora noi vi abbiamo fatto questi nomi, Matteo Bruno, Marco Cioni, Giovanni Santucci, se li conoscete sapete di chi sto parlando, se non li conoscete Andate a andate sul vedervi il canale canale Cane Secco, che sono loro. Cane Secco Slim Dog, andate a vedere dei video che loro sono veramente, veramente eccezionali. Sono dei ragazzi giovanissimi, me li aspettavo che potevano tirarsela un po' di più, invece tutto sommato tranquillissimi, gentilissimi, pieni di attenzioni, quindi insomma mi sono trovata veramente molto bene con loro. Mercoledì. Mercoledì io ho fatto una cosa, in effetti, sempre da sola, tu sempre al lavoro, ho fatto la marmellata dei limoni. Mi è venuta leggermente marroncina, ma non ho ben capito perché. Comunque vi metto immagini e ho seguito i consigli di Chiara e di Carmela, sono state gentilissime, mi hanno mandato delle ricette specificando peso, quantità di acqua e via dicendo, però ho usato il Bimby banalmente per non stare lì a mescolare, mescolare, girare, girare, ho buttato tutto dentro il Bimby, ha fatto tutto da solo e è venuto marrone. Boh, chissà perché. Vabbè. Siamo arrivati a Giovedì, 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 me lo raccontami tu. ricordo perché è stato fichissimo secondo me. Buongiorno, buongiorno, io sono un bassotto e questa mattina mi sono svegliato presto. Mi posso alzare? È giovedì mattina. Per essere ormai in piena primavera è una brutta giornata e io sono veramente brutta. Ma oggi è giovedì, si lavora, nel tardo pomeriggio abbiamo un impegno, quindi mi devo assolutamente trasformare in una persona decente. Meglio così. Siamo stati invitati a. Stiamo andando a Piazza dei Campidelli per partecipare a un incontro di YouTube Italia. Addirittura. Facciamo vedere dove siamo. Teatro di Marcello. Pieno di turisti. Incontro di YouTube Creator, YouTube Italia, un incontro a Roma. E io solitamente in queste cose non credo molto perché le vedo sempre come una cosa che alla fine non funziona. Devo dire la verità, a differenza di quello di Napoli, questo è stato molto più istruttivo Perché ed educativo, perché era un comunque incontro formativo. formativo, esatto, non mi veniva la parola, e comunque divertente alla fine. Niente, è stato molto interessante, devo dire la verità. Molto più interessante di quello di Napoli. Quello di Napoli era Quello di più Napoli era proprio un aperitivo, un incontro con gli conoscitivo. youtuber e basta, per scambiarsi idee, opinioni, così, conoscersi. Invece Questo è stato proprio oggi istruttivo da un certo. è stato un evento formativo, direi. Sì, c'erano un bel po' di cose che non è che non sapevo, però ho approfondito meglio. Abbiamo conosciuto il signor Franz, che è stato relatore, perché è una. Aspetta, lo conoscevamo già prima, Sì, no, lo però conosciamo di persona, l'abbiamo conosciuto di persona. di persona l'abbiamo conosciuto oggi. Sì, è stato interessante, ha detto un sacco di cose che abbiamo approfondito, un sacco di aspetti, e ci sono un sacco di youtuber, alcuni di Napoli, perché ne ho sentito più di uno di Napoli, poi tanti di Roma e di più disparati canali. Abbiamo anche conosciuto un paio che fanno video, hanno canali di bambini, per giochi di bambini. Poi tu hai conosciuto un'amica di Giorgia Avril. Sì, ho conosciuto un'amica di Giorgia April e il suo canale e poi abbiamo conosciuto un altro canale di cucina che si chiama Cucina H24, no, Cucina 24 ore, Cucina 24 ore, scritto credo tutto attaccato, ma vi lascio il loro link se
sempre di sotto. Ma secondo me questi eventi sono belli. Intanto così, quando sono formativi molto, molto più interessante. È bello. In pratica, quello banalmente, di Napoli sì, era interessante, però questo è stato proprio un'altra cosa. In anche pratica, molto più lungo. YouTube Italia ci ha invitato ad un aggiornamento, per cui praticamente loro ci hanno spiegato tutte le novità del sistema. Aspetta un attimo. Tutte le novità del sistema YouTube, quando si carica il video, quali varie funzioni e feature. Varie funzioni e che hai detto? Feature. E in realtà sono molto, molto interessante, perché certe cose rischi di non venire da sapere. Sì, beh, diciamo che il vantaggio di questi incontri è proprio lo scambio di informazioni. Tanti youtuber hanno informazioni diverse dalle tue, ti puoi arricchire come creator, come utente, come tante cose. Devo andare a chiedere quella cosa? Vai! Ma lasciato sola. Volevo ringraziare soprattutto gli YouTube Ambassador, che sono Adriana Spink, Pink, molto molto simpatica, di Brescia. Sì, Adriana, volevo ringraziare tanto Adriana, Marcello Ascani, come al solito, e il signor Franz, che ho conosciuto, e tutti e tre sono stati eccezionali, nel senso di, per quello che riguarda disponibilità a chiedergli qualunque cosa, istruttivi, perché comunque ti spiegano tante cose che magari uno non conosce nel dettaglio dell'applicazione di YouTube, cose che puoi fare anche da un punto di vista legale e fiscale, consigli su come girare. Dopo aver fatto queste piccole aule di formazione sul prodotto, c'è stato il rinfresco, la pericena poteva essere buona, devo dire. Solitamente i catering di questi eventi fanno schifo, invece questo era buono. E poi c'è stato il... Non me l'aspettavo, era veramente buono. C'è stato il momento di socializzazione, ovvero tutti quanti ci siamo messi a chiacchierare fra di noi e scambiare idee, consigli, suggerimenti, chi più ne ha più ne metta. Io ho chiesto a Marcello di farmi vedere finalmente quella che vorrò comprare per i vlog, per me, per casa. La macchinetta? Sì, la selfie cam, la Sony. Tutti i youtuber numeri uno hanno questa, io la vorrò comprare. Quindi l'ho potuta vedere, l'ho potuta tenere in mano. Quanto te la tiri? Perché? Te la tiri. Ma te la tiri. Senti, ci stava anche... Faccio sta magia. Oh, brutta sta cosa. Scusate un attimo. E dicevamo... C'era faccio sta magia? Ah no, cioè, allora, mentre parlavo con Marcello della macchinetta, giro lo sguardo e ho riconosciuto... Faccia sta magia, andate sul suo canale, lui è un ragazzo simpatico, giovanissimo, simpatico, timidissimo, simpatico. Ma se voi andate a vedere i suoi video rimanete a bocca aperta. Bravissimo. Io l'ho visti, i suoi video sono incredibili, lui è un fenomeno, fa trucchi di magia molto semplici con le carte e li fa per strada. Quindi, cose veloci, rapide. Cose rapide. Lui è di Roma, un ragazzo giovanissimo, andatelo a vedere perché è eccezionale, io gli ho fatto i complimenti anche lui. L'ho conosciuto guardando i video di Cane Secco, perché anche lui ha collaborato con Cane Secco. Collaborano tutti con Cane Secco, c'è niente da fare. Non è che collaborano con Cane Secco. Hanno a che Cane fare. Secco, Matteo mette a disposizione dei servizi, alcuni youtuber usano i suoi servizi. E ho avuto modo di conoscerlo, poi su Instagram gli abbiamo messo anche la nostra foto. Il tutto è stato veramente figo, non vedo l'ora che ci sia un nuovo evento, perché partecipare è veramente istruttivo, divertente e basta. E ieri che abbiamo fatto? Ieri sera io ho lavorato e poi sono andato a cena da mia madre. Io ho lavorato, invece io pettinavo le bambole, pure io ho lavorato ieri. Ho lavorato? Abbiamo lavorato durante il giorno e poi a cena... Siamo andati a cena da mio fratello con un amico, un'altra coppia di amici, e ci siamo mangiati la polenta buonissima. Oh, quella la devi comprare? Sì. La settimana è volata così, veramente in un lampo. Però è stata veramente una settimana piena. Io sono rammaricata. Madonna, rammaricata. Ve le sparo così. No, sono davvero rammaricata del fatto che in realtà mi sono lasciata prendere, coinvolgere, mi sono goduta questi momenti e onestamente non ho pensato a vloggare, quindi ve li dobbiamo raccontare veramente più a parole. Più che altro non è che non c'è stato modo di vloggare. Non è che non ci sia stato modo di vloggare, no, soprattutto anche all'evento di YouTube Creators si poteva fare. Molti lo facevano, però non lo so, io in quei momenti mi volevo godere la situazione, parlare con gli altri.
bello, era, sì, era divertente, è stato divertente. È stato bello, una cosa che uno non fa. Poi non capita mai. Cioè, non è che vai tutti i giorni a parlare con gli ambassador di YouTube Italia, voglio dire, no? Quindi una volta che sei lì, te li godi, appunto, cioè, ti godi la chiacchierata con loro, ti godi il momento, parli, ridi, scherzi, onestamente non... Però è stato bello, quindi volevamo comunque sia trovare il modo di raccontarvelo. Sì, ok. Allora, adesso, prossimi appuntamenti. Martedì c'è la live? Martedì, ragazzi, ricordatevi, martedì 28 marzo, la nostra primissima live su YouTube insieme a voi. Non so cosa succederà. Neanche io, faremo delle prove. Non abbiamo mai fatto neanche faremo una prova. Delle prove e... Non so con quali risultati. Un pandemonio. Noi speriamo che sarete in tanti, perché non abbiamo. Cioè, per me fare la live vuol dire che magari sto lì, faccio la live e ci stanno 3 persone, oppure ce ne stanno 2000 e non ho idea di cosa possa succedere. Quindi, se volete vedere il nostro pieno imbarazzo e la nostra totale incompetenza, martedì a che ora? 20:30, 20:40, tengo quello spazio di 10 minuti di così incertezza, perché sì. non so veramente se saremo in grado. Non abbiamo la minima idea di cosa potrà succedere. Dobbiamo fare una prova. Eh già.